Siamo qui nel centro di Fano, nel cuore di Fano, sono all'incrocio tra il Corso e Via Arco d'Augusto. Siamo qui per volervi mostrare le immagini naturali e particolari di questa città desertificata, come tutte le città italiane. Anche Fano sta vivendo dalla chiusura del decreto Conte Bis questa situazione di emergenza. E qui veramente a quest'ora della mattina ci dovrebbe essere stata tanta gente, invece come vedete siamo praticamente quasi soli, io e l'operatore Filippo Pucci. Qui alle mie spalle c'è il Corso, lo vedete da solo, ma l'Arco d'Augusto è qua. Adesso mi sposto, facciamo vedere, ecco, questa che è la condizione, insomma, di questo centro storico. Le edicole sono uno dei pochi esercizi commerciali aperti, state lottando praticamente con questa situazione. Come sono queste prime giornate di chiusura totale? Poco affollate, non c'è nessuno praticamente. Giornali? Poca cosa. Siamo qui perché dobbiamo fare questo servizio, altrimenti non ci saremmo. Non ci sarebbe convenienza, no? No, assolutamente non c'è. Non c'è. Non so come faremo. Qui siamo in piazza Costanzi, forse l'unico posto un po' più animato della città, grazie alla presenza di quattro espositori, di quattro commercianti di generi alimentari, Sparuti, veramente l'ultimo baluardo di quelli che quotidianamente sono qui. E non si sa quanto potranno resistere a questo ritmo. Quanto si può resistere a questo ritmo? Non lo so, questo ritmo è bruttissimo, è molto lento, gente preoccupatissima, ce n'è molto poca. Noi resistiamo il giusto necessario per la sopravvivenza. Le spese si portano a casa? No, dal canto nostro no, non è che non si portano a casa, da parte nostra non c'è quella richiesta da parte del cliente. Vi manca proprio la clientela? A noi manca la clientela fissa. Anche al banco della verdura vedete clienti a distanza, naturalmente misure di sicurezza anche qui, e i commercianti hanno posizionato una riga con del nastro adesivo per terra per delimitare la zona di sicurezza. Come si lavora in queste condizioni? Beh, non è normale. Non è normale perché è difficile dire anche alla gente stai più dietro, vieni più avanti. Non è normale. Però alla fine, pian pianino. La gente viene. Vedi, non è che c'è tanta confusione perché non sanno nemmeno se siamo aperti, se siamo chiusi. Diventerà ufficiale se vediamo che si lavora, che le barche vanno in mare, continueremo a tenere aperti, se no vedremo di cosa da farsi. La materia prima c'è e il pesce c'è? Il pesce c'è, se qualcuno lo vuole mangiare c'è. Buongiorno.